Finisco con uno e subito ce n'è pronto un altro. Naturalmente questo è arrivato diversi giorni fa, però avevo altri lavori e quindi li sto facendo in ordine di arrivo. Questo qui, questa radio è di Nico, assistenza Mercedes-Benz, Sala Consilina, provincia di Salerno. Cosa dobbiamo fare? Più o meno quello che abbiamo fatto agli altri. Mi scrive qua, aumento della potenza regolabile da RFG, EcoCot Roger Bippi, inserimento ed inserimento sul tasto CBPA, regolabile da Michelin, parla ascolto, se possibile con volume regolabile, no, non è possibile. Li faccio con volume regolabile quando metto l'ipermodulatore sugli apparati Hold. Perché poi la linea rimane libera e lì ci posso mettere il trimmer. Qua, se io metto il trimmer, abbasso pure l'audio in ricezione, quindi metto una resistenza. Se innesco con quella resistenza, poi ne aggiungo una sul pacchetto da sostituire in caso innesca, ma spero di non farlo innescare. Poi pubblicazione su YouTube. Va bene, grazie a tutti. Grazie a me, grazie a tutti quelli che poi lo vedono. E quindi adesso incominciamo. Lo provo prima e poi andiamo avanti. A questo già è stato rotto il sigillo. Molto probabilmente hanno eliminato i cavetti, i ponticelli per aumentare la potenza e la modulazione. Vediamo un po'. Allora. No, 5 watt, nemmeno 5 watt, 4. Ola! Ola! Mi ci viene al massimo, sì. Quindi quella è la potenza e la modulazione. Adesso lo apro e vediamo quello che c'è da fare. Diciamo che non è stato toccato internamente, eh. Hanno rotto il sigillo, non so perché, forse per curiosità, per vedere quello che c'era dentro. Quindi adesso incomincio a togliere i ponticelli, vedere la potenza e poi mettiamo la scheda eco. Alla fine poi facciamo la prova. Quindi non voglio essere ripetitivo, farò quello che ho fatto agli altri più o meno. Nicola, anche la tua radio è pronta, eh. Sulla scheda eco ho messo l'integrato MN 3008, visto che tu lì parlavi di EcoColt. Te lo ripeto, se vuoi modificare i parametri, qui si regola il tono più acuto o più grave, qui la durata del tono. Poi abbiamo l'entrata della bassa frequenza, che io ti consiglio di non toccare perché l'ho regolata io. Sarebbe il segnale audio che arriva dal microfono, e qui è l'uscita a bassa frequenza, uscita audio. A qui si regolano le ripetizioni, e con quest'altro invece è la velocità, il delay, il solito regolatore di potenza, messo al solito posto, e niente, adesso lo chiudo e lo proviamo. Volevo dire che ho aumentato la potenza e la modulazione come nel caso di quell'altro apparato precedente. Lo chiudo e proviamo. Allora, come gli altri, questo è tutto invariato. Qui si esclude e si inserisce eco e preascolto. Così esclusi, così inseriti. Potenza e regolazione dell'eco. Proviamo la potenza con la minima. Non riesco perché ho l'altro apparato acceso un attimo. Ola! 15-16 con quella minima. Andiamo con la massima adesso. Sono quasi 15. Ola! Ola! Tocca ai 30 in
di picco. Allora, ecco. Attenzione alla frequenza, attenzione, 1, 2, 3, prova. Naturalmente Nico, come ho detto agli altri, poi eventualmente ti ho dato la spiegazione come fare, te lo puoi personalizzare l'eco, eh? Anche il Roger Beep. Vediamo un poco. Probabilmente queste radio hanno, non sono sicuro però, non so se sto dicendo una cavolata, eh. Probabilmente queste radio hanno il potenziometro del mic gain logaritmo, perché ho utilizzato quello io, non sono sicuro. Lo sto dicendo perché nelle altre radio, quelle old, oppure mettendo un potenziometro da 50 K, bisogna alzarlo quasi tutto per sentire le ripetizioni forti. Invece qua basta poco poco, ma, no, però non voglio azzardare cose che non sono vere, immagino io, che poi escono fuori i critici a tritatutto lì su YouTube. Sul profilo di Marco Falcazzurro e fanno le battute, offendono pure, giustamente c'è il dovere di offendere, specialmente certe persone che fanno vedere l'immagine con il par contenne per far vedere che loro sono superiori, radioamatori superiori, persone di un certo livello, e buttano a terra i CB e quelli che si vogliono divertire con l'eco e con questi apparati. Poi va sulla frequenza loro e non trovi nessuno, morti, morti. E cosa fanno? Vanno a vedere il canale 45. Se tu dici che il canale 45 è fuori legge, è condannato dalle disposizione delle telecomunicazioni, che vai a vedere, a sbirciare e a fare i commenti negativi? Stanno lì, potete andarla a vedere su YouTube. Scusate se mi sfogo, ma quando vedo le cose storte e certa gente mi vengono i nervi. Allora, torniamo a noi. Hola! Passo! Prova! E questo è tutto anche per questa radio, anche oggi vi auguro una buona giornata, grazie ancora.